Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Scelta per essere la madre del Figlio di Dio, Maria è stata da sempre preparata dall'amore del Padre per essere l'arca dell'alleanza tra Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina misericordia, in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto di lode sulla soglia della casa di Elisabetta fu dedicato alla misericordia che si estende di generazione in generazione. Anche noi eravamo presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria. Quinto giorno della novena. Maria, madre del bell'amore. Dal Vangelo secondo Luca. Ma a voi che ascoltate io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti chiede, e a chi prende del tuo non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. Una buona misura pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura in cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Vergine Santissima, Madre del Monte della Preghiera, salga a te dal nostro cuore l'umile supplica di chi in te ripone speranza e gioia. Nelle afflizioni della vita, nella valle di tante lacrime umane, tu ci inviti a salire la santa montagna della fede, della speranza e della carità. Vergine del monte della gioia, fa che gli uomini di questa martoriata terra, assetati di vera felicità, possano incontrare Cristo, il Verbo di Dio fatto uomo, nel tuo grembo purissimo e immacolato. Maria, Vergine del Monte della Meditazione, insegnaci ad amare il silenzio, la preghiera e il raccoglimento, ponendo al centro della nostra esistenza Gesù Cristo, la parola del Dio vivente, uscita dal silenzio per parlare agli uomini dell'infinito amore e delle tre santissime persone. Vergine del Monte della Perfetta Letizia, comunicaci la gioia di stare con Cristo in questa vita piena di contraddizioni e croci. Proteggici dalle mille difficoltà e dai pericoli che incombono su questa umanità, che non riesce a costruire un mondo d'amore e di pace. Vergine della Santa Montagna, attira a te i cuori induriti, senza amore e senza Dio.
fa che ogni uomo e donna di questa problematica terra possa sperimentare il tuo stesso amore, con il quale ti sei donata il tuo e nostro Signore. Amen. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce e vergine Maria. Dio d'eterna sapienza ed infinito amore, che dal talamo purissimo di Maria hai fatto uscire lo sposo della Chiesa, Gesù Cristo, tuo Figlio, il più bello tra i figli degli uomini, per intercessione della sua gloriosa Madre, dona letizia e pace a tutti i popoli e fa splendere la tua santità nei nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore tocchi i nostri cuori e ci doni la pace. Vi saluto e vi abbraccio e vi aspetto domani per il sesto giorno della novena. La vostra piccola matita del cuore.